la sorpresa è nata con una proposta che ho fatto io casualmente al nostro patriarca che è venuto in visitare, era il nostro Sound Nativity qua in piazza Marconi. Ho detto mi piacerebbe vederlo in piazza San Pietro. Lui mi ha detto beh proviamoci, no? Allora ho formalizzato la richiesta e dopo qualche mese mi ha portato una lettera direttamente del patriarca Francesco Moraglia in cui il Papa aveva accolto questa nostra proposta. Chiaramente la gioia è stata immensa perché una cosa nata per scherzo, vedere che per quest'anno Natale 2018 diventava realtà e sicuramente mi ha inorgogliosito e quindi adesso siamo qua, stiamo preparando tutto perché adesso che abbiamo raggiunto l'obiettivo di poterlo fare vogliamo fare anche giustamente bella figura e quindi ci stiamo dando da fare, ma sono sicuro che la figura e la promozione che darà questo evento a Jesolo sarà tantissima perché in piazza San Pietro, soprattutto in quel periodo natalizio, va il mondo e Jesolo ha bisogno di questo. Se questo evento avrà il successo, che sicuramente avrà secondo me, visto anche i buonissimi rapporti che ci sono col patriarca Francesco, gli chiederò se è possibile realizzarla anche magari un po' più grande, anche visto la vicinanza, in piazza San Marco il prossimo anno. Sound Nativity è nata come un evento per allungare la stagione, quindi per proporre qualcosa ai visitatori anche nel periodo invernale, e quindi si è deciso di realizzare questo presepe utilizzando il materiale principale della nostra località balneare, quindi la sabbia. E sono 16 anni ormai che viene realizzato Sound Nativity in piazza Marconi, ogni anno viene scelto un tema e su questo tema degli artisti selezionati dal direttore artistico Richard Varano, sono artisti provenienti da tutto il mondo, scolpiscono delle immagini, delle raffigurazioni appunto seguendo il tema che gli viene dato. La novità di quest'anno è che questo presepe verrà portato fino in piazza San Pietro, quindi verrà portato in Vaticano, verrà visto da tutta la comunità cristiana e porterà la nostra sabbia, perché appunto viene realizzato con la sabbia del litorale jesolano che per la conformazione appunto minerale si presta particolarmente per le sculture, quindi rimangono anche molto, molto compatte, e quindi verrà realizzato appunto in piazza San Pietro e viene donato dalla città e dal Patriarcato di Venezia al Papa e alla comunità cristiana. Per noi ovviamente ci dà un'immensa gioia, siamo emozionati di questa possibilità, perché il tutto è nato un po' come per scherzo, abbiamo detto ma sarebbe bello poterlo fare a Roma e poi abbiamo iniziato appunto insieme anche con il Patriarca Francesco Moraglia, abbiamo iniziato a interessarci di questa cosa e alla fine abbiamo avuto l'occasione dal Santo Padre e dagli uffici tecnici, dopo numerosi incontri insomma siamo riusciti anche a trovare il modo per portare giù la sabbia, perché trasportare e stoccare 1000 tonnellate di sabbia non è cosa da poco, impostare un intero cantiere in una piazza così frequentata altrettanto non è cosa da poco, e quindi insomma ci sono state un po' di difficoltà, però siamo molto contenti e siamo emozionati all'idea che venga poi svelato al mondo intero il nostro presepe. Beh, la Regione ha supportato e ha dato immediatamente il patrocinio, nel senso che vogliamo abbracciare questa iniziativa come un'iniziativa assolutamente meritevole, e sono state colte tre parole importanti che sono quelle della cultura, della bellezza e della solidarietà in questa conferenza stampa, per dire che la bellezza è la bellezza di questa nativity e quindi di una città che ha come espressione il mare e la sabbia, di una cultura che è quella cristiana e che vogliamo esportare e quindi vogliamo anche amplificare. L'ho detto anche dal punto di vista regionale, abbiamo aperto per la prima volta anche un bando per dei contributi alle scuole proprio per la costruzione dei presepi, e quindi è un messaggio anche importante per le nuove generazioni di non perdere quella che è la nostra cristianità, ma soprattutto la nostra storia e la nostra cultura, e dall'altra parte appunto la solidarietà, perché non dimentichiamo che in queste 16 edizioni sono stati raccolti oltre 700.000 euro che sono stati destinati a progetti meritevoli, soprattutto nei confronti di coloro i quali se la vedono un po' meno rosea magari di noi e quindi hanno delle oggettive difficoltà. Quindi la solidarietà che arriva ancora da una popolazione come il Veneto, che quando è in ginocchio anche rispetto alle attività atmosferiche di questo periodo, ma quando vede un problema è il primo ad arrivare, è il primo a soccorrere il fratello in difficoltà. Quindi anche questo è un messaggio assolutamente importante. Sono contento che tra i tanti concorrenti che volevano allestire il presepio in piazza San Pietro siamo riusciti ad accompagnare l'amministrazione di Jesolo, soprattutto le parrocchie di Jesolo, il territorio di Jesolo,
a partecipare a questo evento che metterà la cittadina jesolana all'onore del mondo, perché il bel presepio costituito con arte ma anche con un materiale particolarissimo, credo che, come si dice, bucherà lo schermo proprio per la sua particolarità. Il presepio è un segno cristiano semplice, però è importante soprattutto se vengono valorizzate anche delle tecniche artistiche. Il luogo, lo spazio poi lo pone al centro della cattolicità, della cristianità, del mondo intero. È qualcosa di evanescente la sabbia ed è portentoso per chi non conosce questa tecnica immaginare che per alcune settimane il mistero eterno vivrà effigiato in grani di sabbia. Siamo grati quindi agli artisti, all'amministrazione di Jesolo, alle parrocchie, perché possono dare qualcosa di originale al Natale cristiano, che oltre a essere carità, e deve essere soprattutto carità, deve essere anche bellezza e fantasia.